Ciao e benvenuti nel canale della Irma. Vi farò vedere i libri che ho intenzione di leggere questo mese. Abbiamo due libri dello stesso autore, un graphic novel e un altro libro che ho avuto in scambio. Partiamo dal primo, uno dei più tosti, 1236 pagine. Parliamo di It di Stephen King. It di Stephen King è un libro ambientato ad Harry. Parla di un mostro, e lo capite da subito dalle prime pagine, ed è uno dei libri più agghiaccianti di King, che si mostra come un pagliaccio e farà almeno 4 morti. Almeno, forse. Dovete leggerlo, ovviamente. La cosa agghiacciante è l'atmosfera che King crea attorno a questo personaggio. It è il nome che gli dà il primo bambino, il primo personaggio che lo vede, che è un bambino di 6 anni. Sono 1236 pagine, come vi ho detto. Prezzo di copertina 12,90 euro. Io l'ho avuto in scambio. Buon per me. Passiamo al secondo, che è sempre di King. Anche questo in scambio. Bello. Per 6 euro. La storia di Lisey, di cui non so dirvi assolutamente niente perché devo ancora leggerlo. Gli ho dato un'occhiatina perché io sono curiosa come una mosca. E mi sembra una cosa molto intrigante, non come It, ma ci si avvicina. A proposito, vi dico le pagine che dovrebbero essere 300, se non mi sbaglio. No, sì, 618. 300, ciao. Poi passiamo a un altro libro di King. Questo ce l'ho da 15 anni e a furia di tenerlo lì si è rovinato. E parliamo della casa buia. Scusate come messo. Ma ha fatto parecchi viaggi questo libro, ma a me io li tengo lo stesso, non mi interessa. A me interessa il contenuto. E parliamo della casa nera, della casa buia di Stephen King, non Stephen, Stephen. E Peter Straub era il suo alter ego con cui si è firmato per un po' di libri. Siamo a French Landing. E qui c'è una casa nera che sputa morti a pezzi. E il protagonista è colui che era anche protagonista nel libro precedente, cioè il talismano, che ho, ma non ho ancora letto. E quindi mi dovrò rifare anche su quello, perdonatemi. È molto interessante, scritto bene. Sono arrivata a pagina 95. E devo dire che la caratterizzazione dei personaggi è favolosa. Ti porta in quel mondo con una velocità allucinante. È fantastico. Altro libro, questo però è un autore diverso. Avevo letto che erano due libri dello stesso autore, no, sono tre. Scusate. Anche questo in scambio. Con le mie care amiche della Tana del Lettore di Bari, parliamo di Nel Bosco. Narra inizialmente, perché anche questo l'ho appena iniziato, vi posso solo dire che cinque bambini giocando vanno nel bosco che conoscono benissimo. I genitori alle 7:30 di sera non li vedono arrivare. E li vanno a cercare e ne trovano soltanto uno. Non trovano nessuna traccia, neanche la minima di tutti gli altri. Il ragazzo, l'unico che trovano, si ricorda ben poco, solo dei piccoli flash, e diventa un investigatore. E all'inizio io penso, tutti penseranno, ma forse è diventato investigatore per quel motivo, o forse no.
Fatto sta che deve tornare nel suo paese d'origine perché hanno trovato una donna morta nel bosco. Come andrà a finire? Passiamo alla graphic novel. La graphic novel tratta della figura storica che io adoro, di cui sono perdutamente innamorata, ed è Maria Antonietta di Francia. Lo so, una che di cui si dice di tutto e di più, ma che io adoro assolutamente. Vi prego di notare, non vi ho detto le pagine dell'altro libro, poi ci torno. Guardate che bella, guardate. Scusate, ma allora, proprio di camera, che qua, faccio la grande. Mi ero dimenticata di dirvi che questo è il mio primo video, quindi sono un tantino impedita. Quindi spero vi piaccia lo stesso, anche se non è esattamente questo grande. Guardate che belli. I disegni sono una meraviglia, sono bellissimi. Aspettate, qualcos'altro di assolutamente fantastico. Guardate. Wow. Ecco, questo è un graphic novel, il primo che ho preso e me l'ha tenuto da parte la mia libreria preferita, che appena l'ha visto l'ha messo da parte e mi ha detto guarda che c'è qualcosina per te. È vero che l'ho pagato un po', però ne vale davvero la pena. L'ho pagato 26 euro per la vita, ma è davvero davvero bello. Tornando al libro di prima, di cui non vi ho detto le pagine, sono in tutto, aspettate, 514, non è lunghissimo. Spero di riuscire a leggerli tutte, beh, il graphic novel in mezza serata di sabato non me la toglie nessuno. Per il resto, penso di riuscire a leggerli tutti e quattro per la fine. Se poi dovessi introdurre altri libri, farò altri video per raccontarvi come sono e se ho aggiunto qualcosa. Spero il video vi sia piaciuto, vi saluto tutti, vi auguro buone letture, buona vita, un bacione.